Rare Time è offerto da Palasport Taliercio, casa dell'Umana Rayer, ha ospitato la Final Four della Rayer School Cup. Le quattro squadre finaliste si sono quindi sfidate per il titolo sul campo dove gioca la Serie A di fronte ad una cornice di pubblico degna dell'evento. Grande la partecipazione sugli spalti da parte degli studenti delle 16 scuole coinvolte dal torneo, che non sono mancati all'evento assieme a professori e presidi. La semifinale vede di fronte il Liceo Benedetti e il Liceo Foscarini di Venezia. È quindi il derby del centro storico ad aprire la mattinata. Il Benedetti parte subito forte, trascinato da Leonardo Marcon e Filippo Boscolo, chiudendo il primo quarto sul 22-16. I tiratori del Foscarini non sono così precisi dall'arco come lo erano stati in occasione della tappa da loro vinta. Nel secondo quarto i ragazzi del Benedetti, guidati dai prof Cesco Frare e Ciccarello, si portano a sul 41-24 a metà gara. Il Foscarini ce la farà soprattutto per l'impegno dei nostri giocatori. Hanno bisogno anche di noi giocatori, abbiamo 3-4 ragazzi che sono la prima volta in squadra di prima e si stanno facendo sentire, hanno bisogno di incoraggiamento. Io punto su Mazzega e Rosada, capitano Rosada, abbiamo tutti i potenziali. Siamo organizzati ieri sera e sono venuto molto bene perché il tifo è una cosa importante, bisogna supportare la nostra squadra. Siamo sopra i 42. C'è bisogno di tutti noi, dobbiamo essere tutti pronti a tifare la nostra squadra. Ma voi sembra che vogliate vincere non solo la partita in campo, ma anche su quella sugli spalti. Beh, sarebbe bello anche quello, poi vedremo anche come andrà questa e poi l'eventuale finale, ma speriamo di vincere ovunque, insomma. Qual è il tuo giocatore preferito della vostra squadra? Marco sicuramente è un valore aggiunto, poi siamo tutti molto bravi, come individuali siamo decisamente forti. Che scuola siete? Del Pacinotti. E quindi come vedete queste due squadre? Benedetti, Foscarini male. Voi state già studiando o pensando a una possibile finale? Sì. Molto probabilmente andremo in finale. Pacinotti speriamo bene perché abbiamo c'è Memi Lucarda che promette bene in questa partita. E voi farete sentire il vostro tifo? Certamente, cioè, è il massimo. Allora appuntamento a più tardi.
musica non cambia nel terzo quarto, il Benedetti allunga ulteriormente portandosi a sfiorare le 20 lunghezze alla fine del terzo quarto. Nonostante 19 punti di Rosada e 18 di De Rossi, il divario resta invariato e la formazione più giovane della Final Four deve inchinarsi per 76 a 54 al Benedetti che vola in finale. Non è andata, erano troppo superiori secondo me, però all'inizio eravamo anche meno due, poi hanno iniziato a mettere tutto, non importa, è stato bello già essere qua. La rimonta c'era stata, però poi non è bastata. Il problema è che ho tagliato la barba, abbiamo perso la forza, abbiamo perso la nostra potenza e quindi peccato, sarà per il prossimo anno sicuramente. Comunque avete fatto onore alla vostra scuola. Sì, sì, l'importante è quello e speriamo di farlo ancora di più il prossimo anno. Ma erano anche tutti più grandi, per cui dovevamo anche un po' aspettarcelo. Avete avuto un grande incitamento da parte anche dei vostri compagni di scuola. Sì, sì, ma alla fine, come dicono loro, l'importante è partecipare. Prima è andata la grande, sì, vittoria buona. E adesso aspettiamo di vedere chi sarà la vostra avversaria in finale. Eh sì, dai, ma è uguale, in fondo basta giocare e speriamo di vincere. Adesso vediamo con chi giochiamo in finale. Studierete i vostri prossimi avversari? Sì, dai, certi li conosciamo già anche. Sulle tribune ho un gran tifo per voi. Eh sì, è che sono venute solo certe classi, non siamo riusciti a far venire tutto l'istituto, peccato. Però vi hanno sorpreso con effetti speciali. Sì, sì, sì. È stato bello fino adesso, molto corretta, belle partite, speriamo. I ragazzi hanno fatto... Sì, sì, sì. Siamo riusciti a portare anche 100 persone una delle prime volte, anche perché da Venezia non è proprio semplicissimo. Comunque è tutto bene. Complimenti per l'organizzazione. Erano molto emozionati e non sono riusciti a rendere assolutamente come sono di solito. E comunque è soddisfatta di essere arrivata in finale, pazienza insomma. Erano proprio sottotono oggi ragazzi. Complimenti agli avversari che si sono dimostrati eccezionali, ecco. Per i ragazzi comunque anche l'emozione e l'onore di giocare su un campo dove gioca la Serie A. E infatti, ma questa è l'emozione non solo di giocare ma anche di avere il pubblico. E loro sono ragazzi abituati a giocare in piccoli palazzetti, e l'Arsenale resta comunque un bel ambiente, però non c'è tutto questo, questo contorno che mette abbastanza in ansia, insomma, ecco, e quindi sono molto caricati per l'anno prossimo. Let's go for a heart attack. Nella seconda semifinale si affrontano il Liceo Galilei di Dolo e l'Istituto Pacinotti di Mestre. L'avvio di gara è più equilibrato rispetto alla prima semifinale e il primo quarto si chiude sul 19 a 15 per il Pacinotti.
Galilei si riavvicina nella seconda frazione, trascinato da Davide Saccone, ma si va all'intervallo sul 37-30 per il Pacinotti grazie ai canestri di Mattia Bonivento. Bisogna vincere per andare in finale. L'abbiamo visto fare un gran tifo. Allora, come sta andando la squadra? Bene, Pacinotti sempre, dovunque, Pacinotti! Forza ragazzi! Secondo te chi è il vostro punto di forza? Pavan e Bonivento. Bonivento soprattutto. Come la vedi questa squadra? È forte, è la migliore secondo me. Credi che possiate andare in finale e giocarvi anche il titolo? Sì, sì. Io credo nella mia squadra, il Pacinotti è forte. Ma volete vincere anche la partita sulle tribune, la partita del tifo? Certo! La squadra è sotto ma ha bisogno del vostro sostegno. Lo sappiamo, cerchiamo di fare il nostro meglio. Sì, sì, ce la faremo, vinceremo di sicuro questa partita. Noi siamo qua a tifare perché la nostra squadra sappiamo essere superiore e siamo sicuri ce la farà. Grandi. Sì, crediamo sempre nei nostri ragazzi. Chi è il vostro punto di forza? È la squadra. Cobra, Cobra migliore in campo. È la squadra il nostro punto di forza. E allora ci credete? Sì, tantissimo. Bisogna rimontare per andare in finale. Ovvio. Ce la si può fare contro questa squadra? Penso di sì. Si può essere protagonisti non solo giocando a basket ma anche con un balletto. Sì, siamo le ragazze del liceo di Giocatore Maiorana e abbiamo preparato dei balletti durante le pause. Sì, è stato carino, un po' umiliante ma carino. Adesso ne abbiamo altri due da fare, un altro a destra a qualche minuto e un ultimo tra la finale e alla metà della partita. Noi siamo con il Galileo. No, e teniamo per il Galileo perché è più vicino al nostro... E perché è un liceo! Perché è un liceo e perché siamo abbastanza vicini come scuola. Però che vinca il migliore! Dove sei andato? Nella seconda parte di gara gli attacchi delle due formazioni sembrano incepparsi e il divario resta pressoché invariato. Dopo aver amministrato il vantaggio, il Pacinotti guidato dal professor Donadon piazza l'allungo e chiude i conti sul 59-44. Peccato, sarebbe piaciuto molto giocarsi la finale, stati più bravi loro. Non è andata, bravi loro e bravi loro sarà per la prossima, per l'anno prossimo. E il tifo sugli spalti del dato? Un po' deluso, ci aspettavamo qualcosa di più, visto le eliminatorie, però non importa. Siete in finale? Sì, siamo in finale, bene, è andata bene così, siamo stati bravi, abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo cominciato a giocare al Pacinotti, scuola nostra, siamo riusciti a portare a casa due partite importanti e oggi siamo qua e ce la giochiamo. Adesso bisogna recuperare l'energia in fretta. Bisogna, anche perché due partite così vicini non sono facili per nessuno, immagino. È andata alla grande, un po' sofferta, vabbè, come al solito, in finale di nuovo, speriamo di vincere. E adesso in bocca al lupo al migliore.
Ryerson, il magazine della città metropolitana di Venezia, Padova e Treviso. Economia, lifestyle, sport, cultura e identità del nostro territorio raccontati attraverso storie di eccellenza. Il futuro metropolitano è già arrivato. Scoprilo sulle pagine di Ryerson. Ryerson è in vendita presso tutte le edicole delle province di Padova, Treviso e Venezia. Li avete studiati? Come pensate che sarà? Sono bravi, soprattutto hanno due bravi giocatori, due tiratori da tre, molto forti, speriamo di marcarli bene. Ma per voi anche la possibilità di recuperare un po' di energia rispetto ai vostri avversari? Sì, siamo un po' più riposati grazie al distacco di tempo che abbiamo avuto, adesso speriamo per il meglio. Prima sfida avete avuto anche un grande aiuto dal pubblico, vi aspettate altrettanto per la finale? Adesso abbiamo anche il pubblico delle altre scuole di Venezia e quindi ci sarà un grande pubblico di sicuro. Siamo qui nell'immediato prepartita alla finale, preside, la sua scuola sta comportando benissimo. Sta comportando benissimo, adesso è dura, però se non perdono palle e la fanno girare, sono tranquilli in campo, possono farcela. Bello anche il seguito degli altri studenti sulle tribune. Pittoresco, insomma, c'è la rivalità licei e tecnici, eravamo l'unico tecnico presente in finale e quindi hanno voluto distinguersi. Grazie, buona partita. Siamo pronti per la finale? Io un po' meno, perché per il discorso del polpaccio mi fa un po' male, perciò cercherò di contenermi. Volevo contenermi prima in semifinale, però la voglia era troppa e mi dispiace, però loro sì, sono pronti, adesso siamo andati in spogliatoio, ci siamo un po' rifiatati e adesso sarà sicuramente una bella partita, perché anche loro sono sicuramente una bella squadra, sarà spettacolare, diciamo, da Serie A. Sei pronto per la finalissima? Assolutamente sì, ho già vinto l'andata, devo vincere anche il ritorno, cioè nel senso la finale è la più grande finale, poi qua al Taliercio è la mia casa. Te l'aspettavi così i vostri avversari? Li hai visti giocare prima? Li ho visti giocare prima, sono davvero grossi e segnano anche tanto da tre punti, quindi sarà una bella sfida. Avete avuto il tempo per rifiatare? Pochino rispetto a loro, ma c'è successo anche nel girone, siamo riusciti comunque a vincere, quindi cerchiamo di vincere anche adesso. Ti piace il basket? Sì, gioco a basket da quando ero piccola anch'io, quindi lo seguo da molto. Come la vedete questa partita, la finale? Presa bene, sì, ce la possiamo fare. Farete anche voi la vostra parte con il tifo? Ovvio, sicuro. Secondo voi il vostro giocatore più forte chi è? Boh, non lo so, sono tutti bravissimi, sinceramente. Per me è una squadra, quindi tutti i giocatori sono parti importanti. Ovviamente ci sarà la punta di diamante della squadra, però non li conosco tutti benissimo e quindi non so sapere se quali sono i migliori, grazie. Avete recuperato la voce per la finale? Sì, siamo andati a prenderci da bere, adesso siamo pronti per la finale, prontissimi. Come la vedete? È scombattuta questa partita. Sono bravi tutte e due le squadre, adesso vedremo. Vi siete spostati più vicini al campo per far sentire meglio la vostra voce? No, perché eravamo di là, c'era la curva di là del Pacinocchi. Siamo più vicini alla partita. Perché almeno siamo di fronte a loro e non siamo vicini e non ci confondiamo. Siamo squadra. Benedetti. Dobbiamo sostenere il Benedetti. Come la vedete questa partita? Sarà difficile. Bella partita, però vinceremo noi. Col cuore. Si vince facile. Si vince facile. Vincerà la tecnica o vincerà il fisico? Il cuore! Siamo sesto uomo. Siamo coperti dal super tifo. Ma potrebbe verificarsi un'altra invasione di campo come prima? Speriamo di no. Sarebbe bello, ma non possiamo, siamo onesti. Si arriva alla finale con l'adrenalina a mille tra i due sfidanti e una partecipazione da parte del pubblico che si fa sempre più rumorosa e colorata. Sulle tribune, infatti, gli altri studenti delle due scuole finaliste incitano a gran voce la propria squadra, non senza qualche simpatico sfottò per gli avversari. La sfida inizia ed è subito battaglia.
Benedetti parte forte, trascinato da Mazzarolo e Boscolo. Il Pacinotti, accompagnato oltre che dal prof Donadon, anche dal professor Fulian e dal preside Zane in panchina, risponde con Visconti e Bonivento. Il primo parziale si chiude così sul 22-16. Nel secondo periodo il Benedetti prova il primo allungo e si arriva all'intervallo di metà gara sul 38-27 per il liceo del centro storico. Mi farete sentire? Ovvio, ovvio. Come la vedete? Si può fare questa rimonta? Difficile ma possibile. Tanto forti gli avversari? Sì, sì. Però anche la vostra squadra sta comportando bene. Sì. Un po' di fortuna magari in più al tiro. Eh sì, sarebbe dopo il bisogno di molta fortuna. Adesso vediamo se riusciamo a recuperare perché siamo proprio presi male. Ma voi cosa ci fate in panchina? Stiamo facendo il tifo. State dando la carica da vicino. Sì. Esattamente. Allora, la partita si è messa come si sperava per la vostra squadra. Beh sì. Sì sì, e continuerà così. Sì sì sì. Andra Mandac, capitana dell'Umana Reyer, qui alla finale della School Cup. Cosa ti pensi, ti sembra di questo torneo, di questa manifestazione e della partecipazione anche dei ragazzi? Cioè io sono sconvolta, ma nel senso è una bella sorpresa, perché non mi aspettavo tutto questo tipo, non mi aspettavo tutto questo bel basket tra l'altro, è bellissimo, sono, mi è molto piacevole. Shannon McCallum, it's similar to high school challenge, this cup. Yeah, yeah, definitely similar to high school cup. They just look older, that's why. The guys look older than my high school guys back in the US, but it's similar. And the fans, is similar? No, these fans are crazy. Yeah, I like them though, they're cool. Roberta Menegal, cosa ti sembra di questa manifestazione e anche di questa partecipazione da parte delle scuole di Venezia e Mestre? Sono entrata al palazzetto e è stato fantastico, non mi aspettavo veramente una cornice di pubblico così, i ragazzi sono molto presi, è bello sentire questo affetto che i ragazzi hanno per i propri compagni, per la propria scuola e la voglia di vincere, perché no, anche sbeffeggiando ogni tanto l'altro, ma sempre in maniera civile. Il terzo quarto è quello che di fatto decide la gara. Uno scatenato Filippo Boscolo, che chiuderà la partita con 19 punti personali, allarga la forbice e taglia le gambe alle speranze di rimonta da parte del Pacinotti. Il periodo si chiude infatti sul 54-33, un gap difficile da colmare per il Pacinotti. L'ultimo quarto è così solo passerella per il Benedetti, che trionfa nella prima edizione della Reyer School Cup per la gioia di tutti gli studenti presenti. Sì, ce l'abbiamo fatta, è stata dura, però siamo riusciti. Finale dominata addirittura, non era inaspettata? Inaspettata sì, perché gli avversari sembravano veramente forti sulla rosa, noi abbiamo messo il cuore e abbiamo vinto, siamo riusciti a vincere. Grande, grande, grande. Al termine delle sfide, l'Umana Reyer ha premiato tutte le 16 scuole coinvolte alla presenza delle prime squadre maschili e femminili Oro Granata. Instituto Gabriele Cornelli Venezia, applauso!
Filippo Boscolo del Liceo Benedetti è stato eletto MVP del torneo, mentre il Liceo Artistico ha vinto il premio Fair Play promosso dall'azienda Punto Enel, rappresentata da Luigino Zuin, responsabile Customer Service per il Nord-Est. Non è voluto mancare anche il presidente dell'Umana Reier, Luigi Brugnaro, che ha voluto personalmente complimentarsi con tutti i ragazzi. Ma voglio ringraziare tutti, a partire dai professori che sono aiutati, i presidi, e tutti i ragazzi che hanno fatto l'idea che la città metropolitana sia già in sicurezza. Qui si è dato una mano contro tutti i campanilesi e prima di sotto, ma vediamoci un po' di fare. Prossimo anno ci sarà la sicurezza di quello che fa il torneo. Questa coppa che adesso assegneremo è una coppa itinerante. Il prossimo anno andare alle mani del decisore del prossimo anno. Buona scuola a tutti voi e grazie. Lucis in fundo, i ragazzi del Benedetti hanno ricevuto le medaglie in vetro e il trofeo realizzati dalla scuola del vetro Abate Zanetti di Murano. Al Benedetti il compito di conservare la coppa itinerante per un anno intero, quando poi sarà rimessa in palio per la successiva edizione del torneo. A conclusione della grande mattinata sportiva, la foto di gruppo generale e la prevista apertura del maxi uovo di cioccolato realizzato per l'occasione dall'azienda Dolcerie Veneziane. Complimenti a tutti coloro che hanno partecipato alla Reier School Cup e appuntamento al prossimo anno. Thank you.